Oggi volevo parlarvi di una cosa di cui parlo di solito, ovvero dei migliori al mondo riguardo ad un settore, però facendolo in un modo un po' diverso. Infatti, nello scorso video nella quale analizzavo il gameplay di Power, mi avete detto che effettivamente, secondo voi, è lui il migliore in Italia. Però mi avete detto che il metodo di giudizio che utilizzavo, ovvero basandosi sul KD, non era proprio più efficace. Per questo, in questo video andremo ad analizzare il gameplay di questo streamer, youtuber, insomma di questa bravissima persona, a parer mio, di Yellow e di molte altre persone, compreso Ninja. Infatti, a questo ci arriveremo. Tramite dei metodi di giudizio. Infatti andremo ad analizzare il suo building, ovvero come builda, e per determinare il voto del building ci sarà il voto del building in generale, quindi come builda, quanto builda velocemente e quanto edita velocemente le costruzioni. Andremo ad analizzare la mira, che ovviamente è una componente essenziale in Fortnite, e come ultimo ma non meno importante andremo ad analizzare le tattiche che questo gamer usa. Penso che sia uno dei migliori in questo ambito e soprattutto nell'ambito del building. Molti di voi penseranno che magari stia parlando di Meat, dato che appunto sto dicendo che è bravo nel building, ma non c'è solo lui. Di chi sto parlando? Di Nick e 30. Nick e 30, o Nick e 30, conosciuto maggiormente appunto con questo nome in Italia, è uno streamer barra youtuber che ultimamente sta appunto streamando tanto su YouTube le sue partite. È appunto questo gamer americano che ha delle statistiche normali, adesso non proprio normali, perché 1500 vittorie, 6 di KD e 35.000 kill, diciamo che non ce li hanno tutti, è comunque un pro player. Però se vogliamo dirla in questo modo, ha il KD e il numero di vittorie leggermente più basso rispetto appunto a tutte le altre persone di questa fascia. E allora, perché lo starò mai portando sul canale, direte voi? Beh, innanzitutto per una cosa che ha detto Ninja, che ovviamente mi ha fatto, diciamo, rivalutare un attimo questa persona, perché io all'inizio lo valutavo molto per le statistiche, dato che anch'io seguo Nick e 30. Lo porto sul canale perché Ninja pensa che Nick e 30, quindi Nick e 30, sia il miglior builder al mondo, specialmente nell'ambito dell'editing, quindi nella modificare le costruzioni che piazza, che per Ninja e per ovviamente tutti i pro player è una cosa stra importante. Andiamo a fare come sempre un veloce confronto delle statistiche di Nick 30 con appunto quelle degli altri pro player. Abbiamo Ninja con 3400 vittorie, 68.000 kill, 11 di KD e il 36% di win rate, quindi statistiche ovviamente molto più alte di quelle di Nick 30, anche considerando però che Ninja ha fatto più di 2000 partite di Nick 30. Mentre abbiamo le statistiche di Not TFUE, quindi di TFUE, perché è lui effettivamente, solo che si è fatto bannare l'account, che diciamo adesso come adesso sono un attimino inguardabili tra virgolette. Ha pochissime vittorie, un win rate che non è niente male, e comunque un KD molto alto, però il numero di vittorie per ora è quello che ha fatto solo 838 partite, perché ovviamente non è il suo account principale. Il momento nel quale Ninja ha detto che secondo lui Nick 30 è il miglior builder barra persona che edita le costruzioni, che non so come si chiama, è appunto questo qui. I think that Nick E30 might be like the him and Cypher, I think, are really good at how quickly they rotate ramps. Nuts. Mi è piaciuto come Ninja in questa partita facesse una riflessione nella quale, diciamo, dava dei consigli ai suoi fan, ai suoi follower, riguardo a come migliorare su Fortnite. Bene, qua Ninja diceva che secondo lui i fattori principali per migliorare su Fortnite, le cose in cui bisogna assolutamente allenarsi, sono appunto il building, e il fattore del building è importantissimo. E Ninja dava consigli sull'allenamento di ovviamente velocità nella costruzione e soprattutto imparare ad editare. Editare per Ninja è fondamentale, così per tutti gli altri pro player, specialmente, come dice Ninja, editare le rampe, quindi le scale. Se non si sa far questo, è molto molto consigliato iniziare ad imparare a farlo. L'unico modo per appunto imparare è semplicemente facendolo e guardando pro player che lo fanno. Per esempio, Ninja non si considera un pro player nel building. Sì, è abbastanza veloce a buildare, ma non è comparabile con Nick 30, Meat, TFUE. Insomma, nel building Ninja diciamo che cala un pochettino, poi ha una mira assurda, sa diciamo come attaccare nemici e cose varie. Di Nick 30 voglio andare ad analizzare 2 o 3 video, però abbastanza selezionati, nella quale andremo a vedere cosa riuscirà a fare in questi game. Sono dei best moments che lui ha caricato personalmente nel suo canale. Il suo canale è questo qui, Nick 30, scritto in questo modo, ed ha attualmente 2,5 milioni di iscritti, quindi diciamo che non è proprio uno youtuber da poco, anche considerando il fatto che fa circa tipo 30.000 iscritti al giorno, qualcosa di questo tipo. Però vabbè, il video si chiama "Era confuso dalla velocità del mio editing", quindi da quanto velocemente Nick 30 edita le costruzioni. Andiamo a vederlo. Appena detto "voglio darmi un assaggio della mia mente", ho paura di quello che potrà succedere. Allora, ha un nemico lì sopra, se non avete ancora notato. Questo video è abbastanza recente, circa un mesetto fa, quindi dai, ho preso qualcosa di fresco per iniziare. Quello che sta facendo, esatto, è piazzare la sua costruzione.
aspetta un attimo, non ho capito nemmeno esattamente cosa è successo. No, non ho capito soprattutto come abbia fatto a piazzare la sua, diciamo, costruzione sopra quella nemica. Riguardiamo un attimo la scena. Ah, ok, ok. Ha fatto tipo in un quarto di secondo, però ce l'ha fatta. Andiamo a vedere per una clip nella quale Nick 30 è un attimo in difficoltà da un nemico che ha lanciarazzi. Vediamo come sarà cavera. Ha 5 kill, siamo in 18, partita abbastanza normale. Ok, questo ovviamente gli sta sparando con i lanciarazzi, ce l'ha davanti a est. Buoni, 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 ok. È sopra di lui, in questo momento in vantaggio d'altezza. Difficile per Nick. Vabbè, questo però era stupido. Vabbè, si è fatto... Allora, non ho capito per quale motivo lui sposta così tanto la visuale una volta che ha sparato. Non potrebbe semplicemente sparare e continuare a traccarlo con il mouse. Forse Nick è abituato in questo modo, però sinceramente non lo capisco. Una cosa che invece mi ha fatto, diciamo, un attimino stupire è stato questo velocissimo editing di questa scala. Guardate quanto cavolo è stato veloce in una frazione di secondo. Clip numero 3, questa ancora non l'ho vista, quindi non mi aspetto sinceramente cosa potrebbe succedere. Ne ha due davanti, ne ha due lì davanti, che ovviamente gli push, cerca di andare in high ground, perché raga, ovviamente l'high ground su Fortnite è importantissimo, come vi ho sempre detto. Vabbè, questo è un questo molto molto easy. Vediamo l'altro. Non l'ha preso, l'ha missato. Nick dovrebbe migliorare la mira. Nick dovrebbe migliorare tanto tanto la mira. Secondo me è il suo unico problema. Dovrebbe tanto migliorare la mira, ma tanto. Niente, vedete, li missa sempre. Questo è un grosso problema. Poi sa buildare benissimo, però purtroppo missa molto. Un altro missato. Però, oh vabbè, ha il jetpack. E vabbè, raga, con il jetpack. Anche l'altro però c'ha il jetpack. Ma quanti cacchi ne stanno arrivando, raga? Quanti ne ha davanti? Ne ha due sotto, dello stesso team ovviamente. Uno giù, l'altro. Ok. Quell'editing è stato abbastanza inutile in questo momento. Però questo c'ha la... Cos'è questo? Buono, buono, buono. Questo c'ha il jetpack, non capisco perché non cerca di andare sopra Nick. Sta cercando di confondere il nemico. Gli ha fatto 21 con il pompa automatico. Questa, raga, partita difficile. Però al nemico che è veramente stupido. Bisogna ammettere che in questa qui Nick si era trovato contro uno che, diciamo, non era proprio il massimo. Andiamo avanti. Vediamo. Bello 2.40. Bellissimo. Complimenti. Questo è stato un bello shot. Non so se era un quick esattamente, però comunque sia bello shot. Vediamo quest'altro da dietro che cerca di sparargli. Non l'ho nemmeno visto. Qua bisogna ammettere che è stato anche un po' di culo, perché vediamo questa quinta clip. Ok, ha due nemici. Uno che è a nord, esatto, sotto di lui. E l'altro invece che gli sta sparando da dietro. Ok, ha messo il suo muro. Ottimo, ottimo. Oh no. Ah no, non l'avevo ancora messo. Niente, niente. Secondo me qua Nick ha sbagliato. Secondo me qua ha fatto un errore. Se il nemico era furbo poteva tirargli una bella hit pesante. Ok, in questo momento Nick è sotto, Devi assolutamente cercare... vabbè, ma il jetpack! Vabbè, ma allora così... troppo OP. Raga, mo capisco perché hanno tolto il jetpack, era troppo OP. Vediamo quest'altra clip nella quale Nick ha il nemico a sud, esatto, fuori, perfetto. Oh, la madonna. E non l'ha nemmeno visto, nemmeno questa. Buono, ne ha un altro, sempre a 165, sud. Sopra di lui... Complimenti! Allora, Nick jump. Ok, gli spara da est, ha poca vita. Ha veramente poca vita. Comunque ha 4 kill. Eravamo in 15. Erano in 15. Sotto di lui est. Gli restare della sua scala. Vabbè, questa è proprio easy. Ma cosa? Ah, ho capito. Praticamente il nemico aveva capito che quella che aveva fatto Nick e il suo compagno era una trappola. Qua Nick si è un attimo, diciamo, incastrato con il building. Ne ha uno sotto. Ma Nick ha sempre il jetpack. In queste clip ha sempre il jetpack. Vabbè, qua ne ha due sotto. Però raga, il jetpack era veramente troppo P. Sì, vabbè, il jetpack era troppo P, troppo. Passiamo ad un altro suo best moments, nella quale, nel titolo appunto, c'è scritto: sono il builder più veloce di Fortnite, l'autostima ce l'ha. Ma andiamo a vedere se è veramente lui il miglior builder di Fortnite, come ha detto Ninja. Allora, ha nemici sotto di lui, davanti a lui anche. Ha nemici ovunque. Ok, due davanti, perfetto, buono. L'ha preso, ma abbastanza male. Uno davanti, perfetto. 193 da fuck. Cioè, 193 non era in headshot, attenzione. Ma il popa...
Doggy, that was nasty. Scusa un secondo, Scusa un secondo, cosa ho visto qua giù? Automatico viola? 9 marzo 2018. Mi sa che è un po' vecchiotta questa, mi sa che è leggermente vecchiotta. Oh, vedete, c'è anche il pompa del nonno bianco, che io sinceramente riaggiungerei. Anzi, io rimetterei il double pump, però fatto con i pompa bianchi del nonno. Secondo me potrebbe essere una bellissima cosa. 103. Madonna, raga, quanto è dita veloce. Vorrei, vi giuro, vorrei impararlo a fare tantissimo. Ha un astronauta sotto, è a 60. Gli ha fatto giro, non ci credo, raga, che genio. Vabbè, qua poi fa un devasto, perché, raga, è una bestia. Guardiamo che qualche sniperata sua. Ok, niente male, però il nemico era in low ground, quindi era più in basso, era un po' più facile cecchinarlo. Penso di aver visto abbastanza riguardo a Nick e Turti. Allora, in generale è, secondo me, ovviamente un pro player, quindi un giocatore molto molto bravo. Come ho detto all'inizio video, darò, diciamo, dei voti riguardo ai vari ambiti di Fortnite, quindi building, mira, tattica, eccetera. Iniziamo col building, la sua parte è forte, quella che è, diciamo, è rinomata di Nick e 30. Nel building, secondo me, vi dico la mia personale opinione, è il migliore al mondo. Non tanto per la velocità di building, perché tanto per l'editing. Raga, è una bestia, è fortissimo. Mai visto una persona editar così velocemente come lui. Forse Meat potrebbe, diciamo, essere a suo livello, però Meat è molto più da building veloce, tipo turbo build e cose del genere. Meat, secondo me, non sa editare a questa velocità. Poi bisognerebbe fare una 1v1, però, insomma. Quindi, building, secondo me, è un 10. Mira, di mira, regà, è mira, non ci siamo, Nick e Turti, non ci siamo per niente. Secondo me dovrebbe migliorare veramente tanto, tanto, tanto per quanto riguarda appunto la mira. Forse tiene effettivamente una sensibilità alta perché appunto usa tanto le costruzioni ed è il suo punto forte, quindi magari per questo ci sta un po', però dovrebbe migliorarla comunque. Mira, gli do un 6 giusto per la cecchinata finale, che è stata molto molto buona, altrimenti la mira sarebbe stata abbastanza insufficiente. Tattiche di gioco. Allora, bisogna ammettere che Nick 30 è sempre in high ground, va sempre 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 super nemici. Già questo qui è una cosa molto molto importante in Fortnite. Ha fatto quella roba fighissima a Pinnacoli, nella quale ha fatto il giro al nemico, l'ha preso da dietro evitando la costruzione, ed è stato veramente fantastico. E quando fa un combattimento di solito non prende quasi mai danno. Non so se l'avete notato, ma non prende quasi mai danno dal nemico. Quindi, sotto questo punto di vista, sotto il punto tattico, ti posso dare, Nick, un bel 9. Perché ovviamente non è la tattica che, secondo me, ha TFUI. Non è la tattica che può avere un Meat. Però hai una tattica veramente assurda. Quindi abbiamo un 10, un 9 e un 6. Il voto complessivo, secondo me, di Nick e 30 è un... Allora, il voto, diciamo, che verrebbe fatto con la calcolatrice è un 8 e mezzo. Ma il mio voto personale lo voglio alzare a 9 per la simpatia. Perché, a differenza di molti altri pro player che si concentrano solo sul gioco, prendi esempio TFUE, che non parla praticamente mai, Nick 30 intrattiene tantissimo i live e mi diverte anche a me guardare appunto le sue stream. Quindi il mio voto personale per Nick 30 è un 9. Fatemi sapere qua sotto nei commenti voi che voto gli dareste. Ovviamente basatevi anche voi un attimino su questi criteri di valutazione. Come statistiche non è messo, diciamo, al meglio, io, perché comunque ha delle statistiche che si potrebbero migliorare tanto, però bisogna considerare che Nick 30 gioca di solito in solo, mentre molti altri pro player giocano spesso in team, per esempio Ninja con Dottor Dupo, Meat con altri dei TSM, TFE con altri dei Fails, Power con i Fnatic adesso che è entrato. Quindi anche questo qui ovviamente un pochettino lo penalizza, perché vincere in solo non avendo un team alle spalle ti impedisce di fare tante cose che invece in team appunto puoi fare. Detto questo, fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, vi ricordo ovviamente un bel like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi ogni mio prossimo video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao, Giurma.